benvenuti ad un nuovo appuntamento con Torino, una provincia di gusto. Ci troviamo a Pinerolo e questa puntata è proprio dedicata ai dolci e ai liquori del pinerolese. Andiamo subito a conoscere Ezio Giai, direttore del Museo del Gusto, che ci parlerà di tradizioni locali. Vediamo. Buongiorno, benvenuti a tutti. Siamo qui all'Argal di Frossasco e vi voglio descrivere un po' quelle che sono le tradizioni alimentari valligiane, montane, relativamente ai liquori e ai dolci. Grande è la tradizione anche familiare della produzione dei liquori alpini tradizionali, in modo particolare il genepi, prodotto da alcune artemisie, e notevole è sui nostri territori, sulle montagne olimpiche, le produzioni artigianali, notevoli sono le produzioni artigianali del liquore tradizionale alpino. Ma anche il serpul, anche l'alpestre, anche le artemisie, anche gli amari hanno una grandissima tradizione e inoltre anche le grappe. Per quanto riguarda invece le tradizioni dolciarie, il nostro territorio del Pinerolese in particolare è famoso per il panettone basso glassato, tipico piemontese, a differenza di quello milanese. E in particolare molti prodotti da forno, molte cioccolaterie che ancora riusciamo a ritrovare nelle pasticcerie artigianali. Ecco, è interessante anche il connubio con il prodotto liquore. Liquori e dolci, in questo caso, sono strettamente collegati tra di loro. E anche qui abbiamo grandi tradizioni in tutte le pasticcerie, in tutte le produzioni piccole di panettoni e di liquori alpini. Ora ci troviamo in una delle aziende dolciarie più significative del territorio del Pinerolese, la Galuppe. Qui ci spiegheranno come si prepara uno dei panettoni più famosi al mondo. Vediamo. Siamo la Galuppe, azienda di Pinerolo nata nel 1922, azienda leader nella produzione del panettone glassato. In questo periodo non è il panettone il vostro prodotto principale? In questo periodo stiamo producendo la colomba, che l'impasto è più o meno uguale a quello del panettone. Qual è la caratteristica di questo procedimento? Vengono fatti tre impasti, dopodiché all'ultima fase vengono aggiunti i canditi, l'uvetta e il cioccolato. Quali ingredienti occorrono per la glassa? La glassa di nocciole viene prodotta con nocciole, albume, zucchero ed amidi. La glassa viene aggiunta prima dell'infornamento, poi viene fatta la cottura, il raffreddamento e il confezionamento. Quanto tempo richiede la preparazione? Il processo dura praticamente 43 ore prima di avere i prodotti sugli scaffali. E dopo il dolce andiamo ad assaggiare il Genepin, uno dei liquori più famosi delle Alpi, da uno dei suoi produttori più celebri. Benvenuti alla distilleria Albergian di Pinerolo, azienda che dal 1908 ha nella distillazione delle erbe il suo cavallo di battaglia, il suo punto di forza. Tra questi certamente il Genepin. Il Genepin Albergian ha una sua peculiarità per il sistema di produzione, di distillazione. Come avviene questa distillazione? La distillazione intanto si parla dell'artemisia glaciale su mutellina, raccolta sia preso tra quello spontaneo e quello di coltivazione. L'erba viene messa a macerazione in alcol in appositi recipienti. Questo è soltanto, ne è un esempio, ma c'è un maceratore oscillante che abbrevia i tempi della macerazione stessa. A macerazione avvenuta, parte di questo liquido, erba e liquido, viene distillato. La miscelazione del macerato e del distillato è quello che determina poi la produzione del liquore, al quale verrà soltanto poi aggiunto alcol e zucchero. Oggi, assieme al GDP che viene proposto nella bottiglia caratteristica campana, ci sono anche i cioccolatini e le caramelle ripiene di questo liquore. Qui dal centro di Pinerolo chiudiamo anche questo appuntamento con Torino, una provincia di gusto. E andiamo a fare due passi sotto i famosi portici a gustare prelibatezze nelle pasticcerie. Appuntamento alla prossima puntata.